L'azzardo è il desiderio di rovesciare il corso inevitabile del destino. Perché abbiamo questo desiderio? Perché c'è questo desiderio e non abbiamo semplicemente una rassegnazione nei confronti della determinazione della vita e delle cose? Il destino in questo caso è da considerare come il determinato, ciò a cui non ci si può sfuggire. Che un oggetto venga lasciato cadere, questo sappiamo che precipiterà inesorabilmente per terra. Questo precipitare inesorabile è appunto il destino, la determinazione. Ma attraverso il desiderio dell'azzardo, cioè l'azzardo come andare contro questa determinazione, nonostante si sa che l'oggetto cadrà, allora che senso ha? È un po' un'assurdità, sembrerebbe. Ma se approfondiamo meglio la questione, non è affatto un'assurdità, non è affatto irrazionale, o meglio, l'irrazionale ha il vantaggio di sopravanzare la determinazione razionale. Perché? Perché a noi è sufficiente avere il desiderio di essere liberi, perché a noi interessa sapere e sentire di essere liberi. Quello che ci importa non è tanto essere liberi, fondamentalmente, ma è di sentirci liberi, perché questo sentirci liberi ci permette di innalzarci anche sopra la determinazione. Ed è per questo che l'azzardo, nonostante sia irrazionale, ha un valore per noi.